Buongiorno, siamo un po' in ritardo, cominciamo le attività della mattina. Oggi abbiamo un caro ospite, Ivan Sagnier, però prima e poi dopo faremo vedere anche un interessante video sull'integrazione in Piemonte, diciamo, di lavoratori stranieri che poi si integrano nel tessuto sociale. Poi forse un giorno diventeranno anche italiani, si spera. Fra le varie, con le trame parlamentari, riusciremo a sbloccare anche quelle cose. Però prima di dare la parola a Ivan, che ci racconterà sulla sua attività, ormai 15 anni che lavori su queste cose, sulla lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori, dei migranti, che spazia diciamo dal sud fino al nord. Questa è una cosa che vorremmo affrontare anche oggi. Si tende a pensare che solamente in Calabria e in Puglia, in Basilicata, si sfruttano i lavoratori, poi in realtà si sfruttano anche nel profondo nord. Vorrei dare un attimo la parola al nostro caro presidente Vescovo Giovanni e poi dopo un saluto dalla nostra Mimma Dardano, che ha permesso che questo evento fosse sponsorizzato dal Comune di Firenze. Prego Giovanni. Buongiorno e buona domenica. A te carissimo Franco, a tutti coloro che presso la Casa per la Pace stanno vivendo un po' questo evento dal titolo Dare voce agli africani. E anche a tutti coloro che stanno collegati un po' con noi. E, niente, prima di tutto l'augurio di una buona domenica, anche l'augurio di una riflessione di questi due giorni dedicato un po' a questo tema, purtroppo sempre molto, molto attuale. Io stesso, negli anni in cui sono stato vescovo da Cerenza in Basilicata, lì in un paese vicino al Palazzo San Gervasio, estensioni di ettari ed ettari di pomodori, e quindi la raccolta dei pomodori affidata essenzialmente, quasi totalmente agli africani. Abbiamo cercato, come sempre, un dialogo anche con le istituzioni locali. Ricordo una accesa discussione con alcuni proprietari terrieri, i quali si giustificavano, per esempio, dicendo che sono gli africani a non volere l'osservanza delle norme del lavoro, no? Le 8 ore di lavoro vanno a cottimo. Ma io dicevo, ma non è così, non è giusto. Anche perché poi vedevamo dove erano alloggiati e dove ogni giorno si recava il pulmino della Caritas. Insomma, io ho toccato con mano un po' questo argomento, no? Ed è quanto mai attuale, perché la guerra russo-ucraina ci sta un po' facendo venire un interesse anche vedere questioni che restano in piedi, molto drammatiche, molto gravi. In Puglia non è da meno di tutto, no? E invece queste situazioni, ecco, dicono il bisogno di parlare, no? E di gridare anche un'esigenza di giustizia, di accoglienza e di integrazione, tanto usiamo la parola più giusta. E questo è quello che non dobbiamo assolutamente distogliere l'attenzione, perché appunto qui la gente, i migranti, sono uomini, donne, bambini che cercano comunque, ecco, in questo mondo di vivere una vita dignitosa. E noi siamo come zone che accolgono in modo particolare, appunto, non solo il nord, ma come sapete bene anche molto anche al sud. Noi abbiamo, come devo dire, desiderio di dare, ecco, una dignità, dare la dignità di persone umane. E allora questo mi sembra che sia anche bello, perché ieri sera raccontavo a Franco, ieri sera un giovane prete mi ha detto: ma che state facendo come Pax Christi? E ho detto: beh, guarda, proprio in questi giorni, tra le altre cose, alla Casa per la Pace a Firenze
c'è questa iniziativa dal titolo Dare voce agli africani. Perché sì, ma dice, perché, e dico, vabbè, è un discorso nostro di comunicazione, però stai certo che non stiamo zitti. Continuiamo a parlare, continuiamo a dar voce anche, non solo dare voce agli africani, ma noi anche, noi, a dire ancora una volta, nonostante tutto, che la dignità della persona è al primo posto. Quindi grazie a tutti voi, una buona domenica, shalom. Grazie Don Giovanni. Veramente, poi la citazione di Palazzo San Gervasio è proprio adattissima, parlavo prima con Ivan, ed è la zona dove appunto con mia moglie siamo, è proprio vicino. Io ero vescovo là, quindi. Fra l'altro anche mio suocero ha avuto a che fare con lavoratori. Lui andava a dare da mangiare, mi raccontavano, a quelli degli altri agricoltori che li tenevano a stecchetto, fra virgolette, per essere gentili, insomma. Do la parola a Mimma. Giovanni, Mimma. Buongiorno a tutti. Carissima Mimma, carissima, io sono un po' le gambe qui, le devo tenere ferme, perché io in questi giorni pensavo di essere altrove, vabbè, però lo sai bene il desiderio qual è, vabbè. Sempre ciao, grazie. Allora, io vi saluto davvero e porto il saluto della città di Firenze, che è della città metropolitana in questo momento. Ci tenevo ad essere qui stamattina, ho fatto veramente una corsa perché sono appena tornata, cioè, o meglio, sono tornata questa notte da una delle primissime visite istituzionali che la regione toscana ha fatto nel sud Italia, precisamente in Calabria, e dove non era una visita così, ma noi abbiamo visitato le aziende agricole e le aziende soprattutto che si occupano un po' di latticini, olearie, la biodiversità, il maialino nero e via dicendo. Perché lo sto dicendo? Perché l'obiettivo era vedere anche, capisco che spesso quando si parla del sud e soprattutto di una regione a me molto cara, perché io sono d'origine, sono calabrese, e si parla sempre di tutti i limiti che si vivono in Calabria. Ieri eravamo addirittura a Rosarno, quando ci passavo mi tremava un po' il cuore, no? Abbiamo fatto una grossa cerchia molto importante delle aziende da visitare, tantissime, e poi abbiamo scelto anche chi ci doveva accompagnare, no? Perché effettivamente abbiamo trovato delle aziende sane, molto pulite. Ciò non toglie che c'è sempre, quando si va nel sud Italia, questo dubbio, no? Di vedere, oddio, che tocchiamo, no? Che tocchiamo quando andiamo lì, no? Vedi questi miliardi enormi che arrivano, o milioni in questo momento dal PIS, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, c'è tutta una serie di attenzioni che bisogna fare, e aver avuto la regione toscana con la vicepresidente che si è mossa per andare in Calabria e poter visitare anche. Perché la regione Calabria è risultata la prima per il biologico, per la produzione del maialino nero, e poi per un riscatto sulle aziende olearie, che non è banale. Allora, siamo andati lì per vedere anche quelle che erano le condizioni. Effettivamente, è chiaro, ti fanno vedere sempre il meglio, abbiamo queste aziende sane, ma c'è anche tanto altro da fare. Io penso che l'essere qui oggi, avere qualcuno che ci parlerà anche del dramma che in alcune aziende del sud si vive, soprattutto perché c'è molta agricoltura, c'è un caldo che si crepa, ecco. Quindi penso che parlarne insieme, provare a capire le cause, provare insieme come Pax Christi, come amministrazione, come enti locali, a denunciare anche delle cose, mai dimenticando però che c'è anche del pulito, c'è anche del sano, perché anche queste forme di populismo in cui ci fanno sembrare che c'è una parte pulita del paese, un'altra parte che non lo è, questo non va bene. Ecco, perché davvero fare tutti, abbiamo viaggiato 3.500 chilometri in 3 giorni, che non sono pochi, e abbiamo visto tanto, e per me essere qui stamattina è anche testimonianza di un sud che vuole tirare sulla testa in modo onesto, in modo corretto, con grandi professionalità di amici miei che nel frattempo hanno scelto di restare giù, cosa che io non ho fatto, e che veramente ci mettono la faccia tutti i giorni e pagando con i giusti salari. Ecco, penso che è oramai una problematica diffusa un po' dappertutto,
questa un po' non dico caporalato, ma insomma comunque questa modalità disonesta di vivere sulle spalle di chi ha il bisogno di lavorare, è una problematica seria che è giusto che Pax Christi in questo momento, oggi, con questa calura estiva, si stia ponendo, quindi mi sembrava giusto e doveroso essere qui anche come città di Firenze. Grazie a tutti. Grazie Mimma, è importante anche quello che hai detto. Arrivando al dunque, ora ci farà la sua relazione Ivan. Io gli ho chiesto di fare anche un breve excursus della sua storia e da quando è arrivato in Italia, come si è stato coinvolto in quello che poi ha creato questa associazione contro il caporalato, ma non solo, perché vabbè, le situazioni stanno cambiando, stanno evolvendo, alcune cose rimangono statiche, cioè certe forme di sfruttamento sono statiche, cambiano un po' le dinamiche ed è importante anche adeguarsi a questo, ma soprattutto credo che alla fine Ivan ci parlerà anche in senso positivo, seguendo il discorso di Mimma, di quello che di positivo si può fare, che è fondamentale, perché la sua associazione No Cap ha cominciato, credo, una linea da quanto tempo? Da 4 anni. Da 4 anni c'è anche una linea di prodotti che stanno cercando anche di avere, a quel punto, con la Coop Toscana, dei canali per commercializzare anche questi prodotti. Questo serve a dare, come diceva Mimma, più spazio alle forze sane, ed è giusto quello che hai detto, che bisogna fare. Questa missione che avete fatto in Calabria è importante, perché è solo dando spazio a queste realtà positive che quelle negative poi si possono, possono retrocedere. È una lotta che sappiamo che è immane. Io a volte mi guardo i video di Gratteri e altro che grattarmi il capo, perché guardi Gratteri, comincia a parlarti della mafia che è arrivata in Olanda, che gestisce la Germania, tutte queste cose qua, ti viene proprio, e poi vedi soprattutto come denuncia lui tutto quello che non viene fatto in Italia, pur avendo persone come lui che conoscono tutte queste dinamiche, e dal punto di vista legislativo non ha fondamentalmente, non si muove quasi foglia, tutti i governi, non è che faccio riferimento a un governo in particolare, è una cosa che purtroppo va avanti da anni, e, però è importante pensare positivo, e credo che oggi Ivan ci darà anche questa direzione. Infatti la mia intenzione, gli ho anche comunicato che in quanto ora essendo anche nuovo eletto come presidente del Centro Studi, di cominciare una collaborazione dove possiamo aiutarli per informare, per portare avanti questa, io non la voglio chiamare rivoluzione culturale, ma questo perché in Italia ci sono le forze positive, di ridare spazio alle forze, diciamo, del bene contro quelle del male, riuscire a allargare l'area del bene contro quella del male. C'era un bellissimo libro che mi suggeriva padre Alex Zanotelli, di un teologo americano, che diceva: ci sono sempre state due religioni e che ci sono presenti anche nella Bibbia, la religione dell'impero e la religione della natura, del bene, e si sono sempre combattute, ed è impegno di ciascun uomo scegliere, ognuno alla fine può scegliere se vuole stare dalla parte del potere, dell'impero, oppure stare dalla parte della natura, quindi dalla parte dell'uomo, della preservazione anche della terra, in quanto noi siamo uno dei granelli che formano l'ecosistema. E quindi per dare sempre più forza a questa religione della natura, che oggi abbiamo invitato Ivan e ci darà il suo quadro. Prego, spostati pure qua, così sei di fronte alla. Mi metto là. Sì, sei di fronte alla telecamera. Ok, innanzitutto vorrei ringraziare Franco Dinelli, vorrei ringraziare Franco Dinelli e tutta l'associazione Pax Christi. Ringrazio anche, diciamo, il comune metropolitano di Firenze che
che sta dando un supporto a questo, e ringrazio personalmente a Mimma, se posso anche usare, diciamo, questa intimità, diciamo, del nome, della presenza. Ecco. E io sono contento di essere qui, perché la Toscana non è immune al problema dello sfruttamento. Proprio 3 settimane fa c'è stata una massa inchiesta della Procura di Firenze che ha portato all'arresto di caporali e di aziende nella Maremma, e poi abbiamo anche problemi in tutta la zona dei Chianti, per parlare di tutta la Toscana, nei vigneti ci sono tantissimi lavoratori rumeni, bulgari, del Pakistan che vanno a lavorare alla raccolta del vino per 2-3 euro. Ci sono i pulmini e caporali, quindi, come dicevi, il problema dello sfruttamento non riguarda solo il mezzogiorno, ma riguarda anche, diciamo, l'area del centro e del nord Italia, e proprio in Toscana. Io conosco tantissimi caporali, conosco tantissime aziende nella terra dell'eccellenza del vino. Cosa c'è dietro a quei vini che noi beviamo, che noi proviamo? Purtroppo c'è anche lo sfruttamento. Allora, partendo dalla mia storia, io mi sono ritrovato, sono venuto in Italia nel 2007 con tutto un altro motivo. Io sono venuto con una borsa di studio, innamorato dell'Italia, questo era il motivo per il quale avevo scelto di venire in Italia, per quest'amore che mi lega con l'Italia, che mi ha legato l'Italia sin dagli anni 90 a 5 anni, perché vedendo i mondiali di calcio, anche se fate spesso da qualcosa, il mio paese, il Camerun, venne a partecipare alla Coppa del Mondo, Italia 90, e per noi camerunensi è stato un evento importante. Io avevo 5 anni, non mi interessava tanto il calcio, per me aver scoperto la televisione, diciamo, un altro mondo che si era aperto, mi sono innamorato di cose per qualcuno un po' strane, per me era importante, sai, i bambini hanno sempre questa particolarità, e per me la canzone ufficiale di quei mondiali, Gianna Nannini, Edoardo Vedato, Notti Magiche, che cantavo ovunque, questo che mi ha fatto innamorare l'Italia. Poi sono diventato un fan dell'Italia. A partire da era la mia seconda nazionale, con tanto che mio padre, mi ricordo, mi comprò la maglietta di Toto Schillaci, per chi si ricorda, diciamo, di quella. E quindi il Camerun arrivò nei quarti di finale, per noi era una festa, è stata una festa. E quindi lì ho scoperto l'Italia, era la prima volta di vedere i bianchi, avevo 5 anni in televisione, diciamo, è nato tutto un amore. E ho deciso, sono cresciuto quindi con il mito italiano, mentre tutti i miei amici, parenti, abbiamo il mito francese e inglese, perché siamo stati colonizzati da quei due paesi. La maggior parte dei miei connazionali, quando viaggiano, vanno in Inghilterra oppure vanno a Parigi, vanno in Francia, no? La France. E però ero l'unico che aveva fatto la differenza scegliendo l'Italia, perché partendo da Schillaci, da Baggio, da Gianni Nannini, mi sono ritrovato in Italia nel 2007. E arrivo quindi a Torino, scegliendo Torino perché essendo tifoso della Juventus, per dire, so che, ed è proprio quell'evento, cioè il passaggio, per chi è esperto di calcio, di Roberto Baggio dalla Fiorentina alla Juve negli anni 90, è quello che poi, perché avevo... Lui a Firenze non l'aveva detto. Sì, lo so. E quindi, diciamo, questo è stato un po' il fatto di aver scelto l'Italia, di essere, tanto che mi ha valso il soprannome dell'italiano,
in Camerun mi chiamano solo in italiano, perché proprio ero proprio pazzo. A 7 anni, a 10 anni parlavo dell'Italia dalla mattina alla sera, proprio una cosa incredibile. E quindi nel 2007 realizzo questo sogno, tanto che il mio primo libro, Ama il tuo sogno, proprio è dedicato a questa vicenda. E arrivo quindi a Torino, mi iscrivo al Politecnico, supero, diciamo, tutti gli esami, le condizioni richieste, e poi succede un fatto per me che ha cambiato la mia vita, che nel 2011 perdo la borsa di studio, e sapete, la borsa di studio è legata al numero di esami che uno studente deve dare ogni anno. Se non raggiunge il quota degli esami, perdi la borsa di studio. Per colpa di un esame, perdo la borsa di studio dopo 4 anni. E quindi questo significa per me perdere tutta una serie di agevolazioni che mi consentiva, mi garantiva la borsa di studio, cioè accesso gratuito alla casa, la casa dello studente, la biblioteca gratuita, tutta una serie di... Quindi dovevo lavorare per affrontare le spese, anche le tasse all'università, eccetera. Quindi mi metto alla ricerca di un lavoro, ed è così che, grazie al passaparola, un amico mi chiama e mi dice: guarda, c'è la possibilità di lavorare in Sud Italia, in Puglia, a Nardò, in provincia di Lecce, nella raccolta dei pomodori. Io, volendo proseguire con gli studi, quindi faccio 2 conti, e vabbè, non conosco il Sud Italia, non conosco Nardò, però ci vado perché... mi devo laureare, poi mi mancava poco, ho queste spese da affrontare, quindi devo lavorare per forza. E quindi vado a Nardò pensando di trovare un lavoro. Rimango colpito da quello che ho scoperto nel 2011, e il sistema del caporalato, il sistema dello sfruttamento, i ghetti, ma soprattutto i ghetti a prima vista. Quando arrivi non è che il primo giorno ti fanno il contratto, già la condizione di vita, le condizioni di vita, la condizione sociale del bracciante, del stagionale, è qualcosa di terribile nel nostro paese, soprattutto la prima volta quando lo vedi. Mi ho scoperto questo ghetto, questa baraccopoli, mi sono chiesto: ma sono in Africa? Nemmeno in Africa. Dove ho vissuto, non ho mai vissuto un posto del genere. Proprio in Italia, settima, ottava potenza economica del mondo, e mi ritrovo un sistema che pensavo che erano altri contesti nel mondo, e sono rimasto colpito, sorpreso e scioccato da quello che ho visto. 1200 persone ammassate come delle sardine in un posto assurdo, era una città di 1200 persone, le cui case erano fatte di plastica e di cartone, lamiera, eccetera, vivevano in condizioni estreme. E io mi sono ritrovato da Torino, dove avevo la casa dello studente che condividevo con un siciliano, mi ritrovo poi a dormire nel ghetto, nemmeno nel mio paese. E la cosa che mi ha colpito era l'assenza di dignità. Cioè, io vengo da un continente, è vero, si dice noi in Africa siamo poveri, nella povertà c'è la dignità. Io ho scoperto un contesto che aveva tendenza a calpestare la dignità, che non restituiva dignità, perché dormire per terra, sotto un materasso oppure nella baracca di legno di plastica, attorno alle immondizie, senza acqua, luce e gas, per fare la doccia il primo giorno faceva un caldo. Ho dovuto aspettare 6 ore di fila perché c'era solo 5 bagni a disposizione per 1200 persone, bagni ridotti in condizioni veramente estreme. Questa era la vita dei braccianti lì. Poi veniamo alle condizioni di lavoro. Anche lì scopre il caporalato. Non è che nel mio paese la parola caporalato mi era sconosciuta. Scopre il caporalato e i caporali erano delle persone, ex braccianti, che hanno fatto carriera, erano braccianti come noi, poi sono diventati caporali. Avevano il compito di gestire questa intermediazione di manodopera tra le aziende, i proprietari, terrieri, locali,
della zona di Nardò, la provincia di Lecce, non solo, e i braccianti che vivevano in quel ghetto. La cosa che mi ha colpito è che i caporali erano abbastanza ricchi. Si presentava, quando arrivavano al ghetto, si sapeva subito che erano i caporali, cioè non c'era, come dire, si capiva che quello era un caporale, e tutti i caporali, la cosa che mi ha sorpreso, si fanno chiamare con dei soprannomi di personalità importanti, ricchi, famosi. Il mio caporale si faceva chiamare Silvio Berlusconi, che per vari motivi. Ed è così che mi sono presentato a lui, ho fatto come gli altri che mi hanno detto cosa doveva fare, si doveva fare per poter lavorare, presentarsi al caporale, e ho dato i miei documenti per l'assunzione. Ci ha chiesto di aspettare ed è così che poi dopo 2 settimane abbiamo iniziato a lavorare. La prima cosa che mi ha colpito è il sequestro dei documenti, cioè i caporali ci sequestrano i documenti ufficialmente per andare a farci dei contratti di lavoro. In realtà abbiamo scoperto che quel sequestro dei documenti non era solo per fare i contratti di lavoro, ma era per altri motivi, perché altri lavoratori, soprattutto gli irregolari, che non avevano il permesso di soggiorno, i documenti, a loro venivano dati i nostri documenti, quelli che avevano i documenti, per poter lavorare. Così quando arrivavano i poliziotti, i carabinieri, gli ispettori, poi controllavano, vedevano questa persona con un documento, ovviamente siccome spesso l'identità, diciamo, identificare una persona poi straniera non è spesso semplice, quindi e questo era un po' il motivo. E per cui è un sistema ritardatorio, perché non ti può muovere da lì. Io volevo ritornare a Torino, ma non mi sono reso conto che non avevo nemmeno più i documenti con me, e aspettavo dei documenti, non li avevo caporale, e ritornata dopo 2 o 3 settimane dopo. Quindi non ti può muovere, non può andare alla scuola. E uno si chiede, ma perché è così lunga l'attesa? Ma cosa stanno facendo? La soluzione, eccetera. Nessuno ti sa dare informazione, ma arriverà. Comunque, per quanto, siccome ero lì non per dormire a ghetto, ero lì per lavorare, quindi poi abbiamo iniziato l'attività lavorativa 3 settimane dopo il mio arrivo. Sono stato inserito dal caporale nella raccolta del pomodoro, non da quella degli agrumi, delle angurie. E il sistema del lavoro completamente diverso, parallelo a quello legale, a quello dei contratti. Per esempio, il sistema di pagamento era ottimo. Il nostro lavoro, ad esempio, consisteva a riempire delle casse, delle box di pomodoro da 3 quintali, 300 kg, che venivano pagati dal caporale 3,50 euro. 3,50 euro per ogni 300 kg di pomodoro che riuscivi a riempire. Per cui la tua paga giornaliera era proporzionale al numero di cassoni da 3 quintali che riuscivi a riempire. Più riempivi i cassoni, più guadagnavi, meno riempivi, meno. Tutto dipendeva dalla velocità, dalla forza fisica, dalla resistenza al sole. Lavoravamo a 42-43, per chi conosce bene il sud, questo è. Non era facile per uno come me, che veniva da Torino, che non aveva nessuna esperienza. Io mi ricordo la prima ora di lavoro, mentre stavo ancora cercando di riempire il primo cassone, il mio vicino, un cittadino del Gambia, che faceva quel lavoro da circa 20 anni, era già 5 cassoni in un'ora. Io ero ancora al primo. Già psicologicamente ti fa un effetto. Ma questo qua sta guadagnando più, io sono ancora lì a cercare. Questo è il sistema del cottimo, è un sistema micidiale. Poi l'altra cosa assurda è il sistema del trasporto.
per essere trasportato dal ghetto da dove vivevamo verso i campi di pomodori, di anguri, e dovevamo pagare una tassa di trasporto al caporale, 5 euro, andate e ritorno, viaggiando nelle condizioni estreme, perché quei mezzi di trasporto, anzi, altro che mezzi di trasporto, cioè erano mezzi fatiscenti, senza finestrini, sapete, quei furgoni chiusi senza finestrini per evitare che qualcuno all'esterno vedesse che c'era un carico, non di merce, ma di esseri umani. In un furgone da 8 posti eravamo lì 20-25, in piedi, costretti a viaggiare per centinaia di chilometri, in piedi, senza aria condizionata, una roba terribile, un viaggio dell'inferno, e pagare 5 euro al caporale. Non avevi scelta, perché per raggiungere il posto di lavoro dovevo salire, dovevi salire per forza in quei mesi. Per iniziare il lavoro, un'altra tortura, quel sistema infernale per riempire i cassoni, che non era semplice. Il lavoro iniziava intorno alle 4-5 di mattina e staccavamo intorno alle 8-7-8 di sera, quindi 15-16 ore di lavoro al giorno. Io il primo giorno ho riempito solo 4 contenitori, 4 cassoni, per 3,50 euro ciascuno, quindi ho guadagnato 14 euro lordo, in cui poi dovevo scaricare i 5 ore di trasporto, e poi anche mangiare. I caporali ci costringevano a pagare dei panini che costavano 3,50 euro e l'acqua 1,50 euro, perché lì non ci sono bar, in campagna non è che ci sono bar e ristoranti, tu mangi quello che ti porta il caporale e te lo vende, se non vuoi muori di fame, e tu non puoi nemmeno portare, è vietato portare con sé da mangiare o l'acqua, non devi, il caporale dice noi abbiamo tutto, non portatevi niente, e tu pensi che è gratis, ma te lo vendi il panino, l'acqua. Quindi devi mettere a parte ogni giorno 10 euro per affrontare quelle spese, dal panino all'acqua al trasporto. Già nella tua misera paga, io da 14 euro lordo, togliendo le spese, mi sono ritrovato con 4 euro dopo aver lavorato quel giorno 14 euro. 14 ore e guadagnare 4 euro. Quindi siamo a meno di 50 centesimi a ora. Questa era la mia prima giornata di lavoro. La cosa che ti fa continuare a sperare che, diciamo, potrei, diciamo, continuare a resistere è il fatto che il giorno dopo ti motivi per fare più cassoni. Perché questo è il conto. Oggi ne ho fatto 4, forse farò domani come il mio vicino del Gambia che fa 5 in un'ora, forse domani ne farò 40, 30, non so. Il giorno dopo mi ho fatto 5, quindi niente. Quindi dopo 5 giorni ho detto basta, basta. Questo era lavorare per i caporali, per il sistema. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, che ha fatto sì che smettesse e mi rivelassi, era il fatto che un nostro compagno è svenuto per le condizioni di lavoro, perché le condizioni, la raccolta del pomodoro, spaccarsi la schiena è terribile, poi soprattutto quando il sole ti batte in faccia. È svenuto per le condizioni di lavoro, condizioni climatiche, tutta una serie di cose che... E il caporale, per portarlo all'ospedale, ha chiesto una tassa di 50 euro di trasporto. Queste erano le condizioni imposte dai caporali. Sei malato? Ti senti male? Vuoi andare all'ospedale? Allora devi pagare il trasporto. Questa è la giustificazione. Perché il pronto soccorso non è che è vicino, è dall'altra parte. Se vuoi saltare, diciamo, evitare di passare attraverso il caporale e chiamare il pronto soccorso, spesso non riesci perché in quelle aree non prende, non c'è campo, non c'è linea. Spesso questi ragazzi non parlano in italiano, ma soprattutto non sanno dove si trova. Perché sei in campagna, non è che sei in città dove c'è un indirizzo preciso, via, piazza, no? Lì sei in campagna, borgo, borgo cosa. Quindi i ragazzi non possono dire al pronto soccorso,
io mi trovo in questo posto qua. Quindi è tutto un sistema fatto per far sì che i ragazzi, diciamo, vengano sfruttati, siano completamente alla mercé dei caporali. E quindi ho deciso, ho preso il coraggio di ribellarmi. Quello, una cosa che non era mai avvenuta in quell'area. E questo mi ha valso all'inizio tantissime minacce da parte dei caporali, ed è lì che poi cambia tutto, perché incrociamo le braccia, diciamo no ai caporali, che ci fa tornare a casa, al ghetto, altro che casa, e lì coinvolgiamo tutti gli altri, eravamo 1200 ragazzi, facciamo i picchetti per strada per attirare l'attenzione, diciamo, di chi, perché eravamo senza voce, eravamo invisibili, siamo invisibili, quindi volevamo diventare visibili. Per diventare visibili bisognava mettere in campo una strategia per rendersi visibile. L'unica cosa che mi è venuta in mente era di bloccare la strada che era di fronte al ghetto, che era una strada molto trafficata, turistica, perché poi tutto il Salento in quell'area d'estate arrivano di tutto. E quindi questo è stata una strategia pagante che ha pagato, perché poi sono arrivati gli elicotteri dappertutto, perché avevano segnalato che c'è un gruppo di stranieri che sta facendo, ha bloccato la strada, non sappiamo quello. E per la prima volta siamo ritrovati con il prefetto, con i carabinieri, con l'assessore, con questo, con il sindaco, tutte persone che si fregavano di noi. E quindi noi abbiamo iniziato la trattativa. Cioè, noi non è che vogliamo bloccare la strada, cioè noi rivendichiamo i nostri diritti come lavoratori, la nostra dignità. Ed è lì che poi parte lo sciopero. 2 mesi di sciopero, difficile, terribile, vissuto di tutto, minacce, tentativo di omicidio, accoltellamento, perché oltre al caporalato siamo di fronte a un sistema, dietro c'è la criminalità, c'è un sistema delle aziende feroce. Quel sciopero ha cambiato tutto in quell'estate, è stato definito dai sindacati il primo sciopero lavoratori stranieri in Italia. La differenza tra quello sciopero, un anno prima c'è stata a Rosarno, una rivolta, la rivolta di Rosarno di Milano. Lì la rivolta di Rosarno non è partito sullo sciopero, è partito, diciamo, da una rabbia, una lite tra un imprenditore e due ragazzi che rivendicavano, diciamo, le arretrate, diciamo, di stipendio. Invece a Nardo è nato un movimento di consapevolezza dei propri diritti da parte dei lavoratori. E quindi lo sciopero parte e arrivano i primi risultati importanti. Il primo risultato è stato l'introduzione nel codice penale del reato di caporalato, l'articolo 603 bis del codice penale. Partono le prime inchieste, il processo Sabr, che è il nome di un caporale noto in zona, di cui ci siamo costituiti parte civile. Quindi nasce tutta una serie di dinamiche che riportano al centro il tema dello sfruttamento del caporalato nel nostro paese. Da lì nasce un impegno. Torno ovviamente a Torino per finire 2 o 3 esami che mi mancavano per la laurea, però cambia completamente la mia vita. Cioè, vengo in Italia per fare ingegnere e mi ritrovo nell'arco di un'estate a essere a capo di una protesta, uno sciopero importante contro lo sfruttamento. E lì nasce un impegno che porta avanti prima tramite dentro la CGIL, che mi aveva voluto fortemente, e poi da lì mettiamo in campo qualcosa di forte. Scopro che il tema dello sfruttamento non riguarda solo Nardò, non riguarda solo Lecce, ma riguarda tutto il paese, un fenomeno molto diffuso, è un fenomeno che si articola sulla transumanza
dei braccianti sul loro spostamento. Loro si spostano di una regione all'altra a seconda della stagionalità delle culture. Cioè d'estate, per esempio, vanno quasi tutti in Puglia e in Basilicata perché d'estate c'è il pomodoro. Il grosso di loro è concentrato in provincia di Foggia. Arrivano circa 50.000 braccianti in provincia di Foggia per raccogliere il pomodoro loro rosso. Poi d'inverno, quando finisce l'estate d'inverno, vanno dove? Vanno in Calabria, vanno nella piana di Gioia Tauro e nella piana di Sipari, anche nella Locride, nella Scomotto, in tutta quell'area, per raccogliere gli agrumi, perché lì d'inverno ci sono le arance, le mandarine, le clementine. Poi si spostano in Sicilia in autunno, in primavera, perché in quell'area della Sicilia, l'area orientale, nel Ragusano, nel Siracusano, ci sono le sere e c'è il pomodoro di Pachino, ci sono le patate accassibile, un pezzo si trova anche, diciamo, in Sicilia occidentale, nel Trapanese, a Campobolle di Mazara, nella raccolta delle olive. Poi troviamo quelli stanziali nel Lazio, ne parlavamo, nell'Agropontino, lì sono lavoratori Sikh indiani che lavorano nella raccolta dell'ortofrutta e vengono sfruttati, ne parlavamo, del sistema della droga che la Camorra vende per reggere i ritmi di lavoro, lavorano 12 ore al giorno e per mantenere quei ritmi sono costretti a drogarsi. L'area più difficile è la Calabria, perché in Calabria d'inverno non è come l'estate, cioè questi qua molti sono abituati all'estate, ma in Calabria fa freddo e soffrono molto di freddo, oltre diciamo alla tendopoli di San Ferdinando, dove è un'altra vergogna, un sistema di accoglienza messo in campo dallo Stato, poi si scopre che era una tendopoli. Comunque, lì c'è Don Pino De Masi, un bravissimo, diciamo, prete che si batte, diciamo, per le condizioni dei lavoratori. Molti di questi qua vanno a occupare i casolari. Lì non ci sono i ghetti forti come in Puglia, dove ci sono i ghetti di Borgo Mezzanone, per esempio. L'estate è una città dove vivono 7.000 persone, 5.000, a Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia. Invece in Calabria non ci sono i ghetti come in Puglia. In Calabria ci sono questi vecchi casolari della vecchia riforma agraria, abbandonati, che poi occupano questi ragazzi, anche in Basilicata, a Palazzo, San Gervaso, a Buriano, a Massara, a Murillo Martinelli, tutti questi vecchi casolari che di massimo 5 persone sono di 50, 60, 40. E d'inverno quei casolari, non essendo non c'è nulla, non c'è l'area del riscaldamento, non c'è niente, e quindi soffrono di freddo. E cosa fanno i caporali? Girano tutti quei casolari per vendere ai braccianti delle gomme di macchina, che questo usano, li bruciano per riscaldarsi. Per cui, secondo il rapporto di Medici Senza Frontiera, il 40% di loro hanno problemi di intossicazione polmonare, perché i ragazzi, per forza, diciamo, per affrontare l'inverno, cosa devono fare? Non c'è la corrente nel casolare, non c'è nulla, l'unica cosa che puoi fare è bruciare qualcosa, e sono queste gomme che li vendono i caporali quando li recuperano. Poi, risalendo, siccome questo non è una questione soltanto che riguarda, come dicevo, il mezzogiorno, anche tutta l'area del litorale Domizio, da Castelvolturno a Villa Literno, eccetera, lì è storico. Poi c'è la Toscana, c'è la zona dei Chianti di cui parlavo, c'è la Maremma, c'è tutta quest'area in Toscana. In Emilia Romagna noi abbiamo a Modena, piuttosto Carrarena, zona di sfruttamento, nel Franciacorta, in Lombardia, con sempre sì, rumeni da una parte, soprattutto i neocomunitari, in Piemonte, nella zona di Saluzzo, nella raccolta delle mele dei kiwi, tutta la zona di Cugno, a Asti, vedete per esempio
il famoso spumante italiano, non vorrei citare il marchio, che viene fatto lì ad Asti, purtroppo è prodotto dallo sfruttamento dei lavoratori maceroni. Abbiamo zone di ombre, di grigio in tutta il Trentino Alto Adige, soprattutto nel Trentino, dove con le mele del Trentino c'è presenza di sfruttamento dei lavoratori. Quindi diciamo, siamo di fronte a un fenomeno, come dicevo, diffuso in tutto il territorio nazionale, non solo al sud, ma anche al nord. Al nord assume una forma particolare, mentre nel sud c'è il caporalato tradizionale, che è dell'uomo che sfrutta gli altri esseri umani, qui nel centro-nord abbiamo un caporalato legalizzato, rappresentato dalle cooperative senza terra, le cooperative spurie, le agenzie interinali, che sono altre forme di intermediazione di manodopera, ma qui interno troviamo, diciamo, le stesse condizioni di sfruttamento e che cerchiamo di denunciare, che prendono in appalto il lavoro, ma pagano, invece di pagare 9 euro a ora, come stipula il contratto, di danno 4 euro, 5 euro, e li mettono a disposizione mezzi di trasporto non gratuiti, sempre a pagamento con il caporale, solo che a differenza dei caporali del sud sono le cooperative, quindi persone, persona giuridica, quindi coperta dalla legge, quindi un sistema di caporalato legalizzato dalla legge, e che è ancora molto più difficile da develare, perché queste cooperative aprono il tempo della 2 mesi, poi chiudono. Quando la magistratura inizia l'indagine, la cooperativa è sparita, non c'è più. E questo è il sistema che vige soprattutto nel centro-nord. Poi dall'altra parte siamo di fronte a un fenomeno trasversale che non colpisce solo i migranti, ma anche gli italiani. Attenzione, perché c'è un politico noto che nella sua propaganda addita il fenomeno del caporalato, un fenomeno puramente straniero, dimenticando che il caporalato esiste nel nostro paese da decenni, nei tempi di Vittorio c'è il caporalato, e che sfruttava i cittadini e le cittadine italiane. Oggi è un fenomeno che continua a sfruttare non solo gli stranieri, ma anche gli italiani. Vi racconto per esempio la storia di questa abbracciante italiana in cui c'è stata l'anniversario della morte, che è deceduta nel 2015, chiamava Paola Clemente, la sua storia anche abbastanza nota, è stata in televisione. Paola Clemente era un'abbracciante italiana della provincia di Taranto, San Giorgio di Orico, e tutti i giorni per 20 anni andava a lavorare nel Novarese, ad Andria. È deceduta nel 2015, lavorava 10 ore al giorno, prendeva 27 euro, quindi 2,7 euro a ora. È morto in un campo di un padrone. Questo è, noi abbiamo in quelle aree del sud della Puglia, ma non soltanto, circa 30.000 donne, tutte italiane, che si spostano dalle piazze. Loro non hanno i ghetti come i migranti, hanno le loro case, i caporali gli danno appuntamento nelle piazze delle città. Se siete curiosi, alle 4-5 di mattina, se siete in quelle parti, andate nelle piazze di Francavilla Fontana, di Mesani, di Palagianello, di Massafra, di tutte quell'area, vedrete queste file di donne italiane che aspettano di salire nei furgoni dei caporali, che li portano a lavorare nel Metapontino in Basilicata piuttosto che nel Novarese. Questa è la condizione di queste donne, e sono donne figlie di mamme, di genitori che prima facevano quel lavoro. Noi abbiamo in quell'area la storia delle tabacchine, erano queste donne italiane che raccoglievano il tabacco negli anni 50, negli anni 60, le famose tabacchine. E questo, diciamo, sono le loro figlie che hanno continuato a lavorare con i caporali. Quindi la situazione è drammatica nel nostro paese. Non riguarda il caporalato, attenzione, è solo un aspetto dello sfruttamento, non è l'unico fenomeno di sfruttamento in agricoltura, è un aspetto, perché nello sfruttamento ha diverse sfaccettature. Anzi, il caporalato rappresenta oggi solo il 5% di quello che subiscono
subiscono i lavoratori come fenomeno di sfruttamento. Il primo fenomeno di irregolarità lavorativa è il sottosalario. È il sottosalario, le persone, la media salariale in Italia è di 400 euro, è inferiore a quella della Grecia, che è di 450 euro, per farvi capire soprattutto nel centro-sud Italia. Cioè c'è un problema proprio dell'impoverimento del valore del lavoro nel nostro paese. Poi c'è tutto il tema del lavoro grigio, che penso che sia la centralità. Cioè è quella parte che si accavalla tra il lavoro il nero e il lavoro regolare, il lavoro grigio. Ormai le aziende, molte aziende stanno facendo i contratti, quindi parliamo meno di lavoro nero in questo momento. C'è ancora, per carità, ma tutto si gioca sul grigio. Il grigio è tutto quegli aspetti, è tutto quel raduna, tutti quegli aspetti del lavoro irregolare che riguardano, per esempio, gli orari eccessivi non retribuiti. Uno dovrebbe lavorare 6 ore e mezza, 8 ore, lavora 12, 14 ore e non vengono retribuiti. Le buste paga sono, la busta paga è a norma, ma c'è una differenza abissale tra quello che è scritto nella busta paga e quello che è nella realtà i lavoratori ha. È il demansionamento, la qualifica dei lavoratori, un lavoratore specializzato nell'azienda che guida il trattore viene pagato come un bracciante, invece la sua mansione secondo il contratto prevede una paga un po' più alta. Quindi questi sono gli aspetti del lavoro grigio, che è molto diffuso. E chiudo su questo aspetto, la denuncia, il caporalato, lo sfruttamento non riguarda solo il settore agricolo, riguarda ormai la maggior parte dei settori della nostra economia, dalla gig economy al trasporto, i facchini, piuttosto che le altre aree, nel turismo, nell'edilizia soprattutto, nell'edilizia. Quindi diciamo, c'è intere aree, diciamo, dell'economia del nostro paese che vengono assolutamente manovrate. Questo è, volevo fare il quadro, questo è il quadro, diciamo, dello stato del lavoro, dello sfruttamento e condizioni del lavoratore nel nostro paese. Allora noi, poi vengo a NOCAP e chiudo, noi abbiamo deciso, ho deciso di passare dalla protesta alla proposta. Alla proposta. Diciamo, essendo un ingegnere di formazione, c'è anche questa, anche se non faccio più l'ingegnere, diciamo sempre, diciamo, insegnante, di andare alla soluzione, diciamo. Una volta individuati i problemi, quali potrebbero essere le soluzioni da mettere in campo? Perché in questo paese ho notato che si parla più di problemi e meno di soluzioni, e quindi penso che sia il tempo, diciamo, di passare alle soluzioni. Mi sono dimesso dal sindacato per fondare l'associazione NOCAP, che sta per non caporalato. Perché noi abbiamo, allora, lo Stato deve fare la sua parte, insomma, non è solo un problema che riguarda una battaglia che deve essere lasciata alla società civile. Noi continuiamo a chiedere due riforme. È vero, c'è stata la legge sul caporalato, poi successivamente la legge 199 del 2016, che ha completato l'articolo 603 bis del codice penale. È la prima legge in Europa contro i problemi del grave sfruttamento lavorativo. In Europa, in Italia, non c'era una legge sul grave sfruttamento. Tutte le leggi che c'erano erano leggi amministrative, civile, il caporale che veniva beccato e prendeva una multa da 50 euro. Niente. Adesso c'è una legge penale, la 199. Ma noi non abbiamo mai contestato, anzi, siamo i promotori di questa legge. Quello che noi contestiamo un po' è la visione. Cosa deve essere all'interno di quella legge? Quella legge, c'è una parte che funziona, ahimè, è la parte repressiva. Adesso i magistrati, gli organi inquirenti hanno uno strumento per poter fare le indagini. Prima non si poteva arrestare un caporale, non si poteva arrestare il padrone che sfruttava il lavoro. Adesso c'è una legge e questo è un passo in avanti. Ma pensare che solo con la repressione che si affronta questo problema è un errore. È un errore che hanno fatto
nella legge. Manca una parte che per me è fondamentale, che è la parte preventiva e la prevenzione. E noi pensiamo che è un po' come la mafia, no? Come le mafie. Cioè, pensare che il 416 bis, il 41 bis, risolve il problema della mafia è un errore. Bisogna lavorare sulla prevenzione, sulla cultura, su tutta una serie di strumenti che, diciamo, che consentono di non arrivare al reato. Che non arrivi, E quindi è quello che è mancato in questa battaglia. E quegli strumenti, sostanzialmente per noi, sono due, ce ne sono tanti, ma noi abbiamo individuato in due strumenti che potrebbero mettere in campo lo Stato per arginare questo fenomeno, non nella sua interezza, ma una grande parte. Cioè, il primo è una riforma del mercato del lavoro in agricoltura, incentrato su una riforma, da una parte, dei centri per l'impiego. Perché i centri per l'impiego? Perché se voi andate a vedere il caporalato oggi, il caporalato cos'è? È una sorta di centro per l'impiego. Cioè, il caporalato è intermediazione di manodopera, solo che è in modo legale che viene fatto. Le aziende, quando hanno bisogno di manodopera, non vanno più a centri, perché i centri per l'impiego in questo paese purtroppo non funzionavano. Adesso poi c'è stata una riforma, ci sono delle cose, ma non funzionavano, non funzionano in tante aree del nostro paese. Per cui l'azienda, quando ha bisogno di manodopera, ha il numero di telefono del caporale, lo chiama e gli dice: portami 50 persone domani, dopodomani, in quel campo che sta a palazzo. Questo così fa. Perché non c'è più in Italia uno strumento legale che possa mettere in contatto l'offerta e la domanda di lavoro, che possa gestire questo. Il caporalato è un servizio, perché è un servizio. Cioè, bisogna portare mano d'opera alle aziende, non è una, ma l'agricoltura è un settore che ha bisogno di grande forza, una quantità enorme di forza lavoro, non lavora, ma 50, 100, 200. E quindi serve chi li organizza. I centri per il purtroppo vengono meno a questa funzione, perché non c'è nessuno che va a iscriversi nei centri per il. Quindi serve una riforma efficace per affrontare anche questo, questo aspetto. Poi c'è il problema, chiudo, su quello che noi chiediamo allo Stato, riguarda i controlli. I controlli sono, per noi sono fondamentali. Cioè, l'ispettorato del lavoro, anche qui serve una riforma dell'ispettorato del lavoro. I controlli sono carenti. Io quando lavoravo, lavoravo in nero. Altro che il caporale che ha preso il mio documento e poi ho scoperto che mi ha fatto un falso contratto di lavoro. Lavoravo in nero. Non ho mai visto un ispettore del lavoro che è venuto a dire: ma fammi vedere il tuo contratto. Nessuno. E quindi questo modo fa sì che questa illegalità così diffusa è dovuto a una cultura della impunità, purtroppo alimentata da una parte delle nostre istituzioni che non vanno a controllare cosa avviene nelle aziende e cosa avviene nel mondo del lavoro. E quindi, diciamo, non è un attacco alle istituzioni, è una questione, cioè, non trovo una questione di buon senso, cioè una ragione di dire. Poi, loro dicono: ma l'ispettorato del nostro paese c'è poco personale. Va bene, allora assumete il personale. Vero, ci sono solo 5.000 ispettori nel nostro paese a fronte di 1,5 milioni di aziende agricole, solo 5.000. In Puglia, su 300.000 imprese agricole, soltanto 99 ispettori del lavoro. Su 300.000, quindi, per fare un ispettore ogni 10.000 è azienda agricola. Allora, se è un problema di personale, fate quello che dovete fare. Ci sono i fondi del PNR, quindi, diciamo, i soldi stanno arrivando, reclutate. E quindi queste sono le due riforme di buon senso che noi chiediamo allo Stato. Poi c'è un terzo elemento, chiudo, che riguarda la filiera. Se noi parliamo di filiera, come si porrò fra poco, della filiera agroalimentare di sfruttamento, c'è in Italia la filiera normativa sull'immigrazione dello sfruttamento, che genera lo sfruttamento. Mi spiego. Allora, noi abbiamo che le leggi sull'immigrazione in questo paese rendono i migranti vulnerabili, li rendono irricattabili. Cioè, la maggior parte dei braccianti che vengono sfruttati
arrestati nelle campagne spesso sono quelli che non hanno i documenti, perché l'accesso al permesso di soggiorno in questo paese è un problema. È un problema per chi arriva. Noi abbiamo una legge, la Bossi-Fini, che nessuno ha il coraggio, diciamo, di toccare, perché si parla tanto, si è parlato tanto dei decreti di sicurezza a Salvini, ma abbiamo dimenticato che c'è la Bossi-Fini che regolamenta tutto e che lì è il male dei mali, che dice due cose. Se tu vuoi essere in Italia, devi avere un contratto di lavoro, quindi lega la tua presenza di uno straniero in Italia al contratto di lavoro. Perché con i contratti di lavoro va in questo lato e il permesso di soggiorno. Per cui cosa fanno i padroni e i caporali? Dicono, tu vuoi il contratto di lavoro per rinnovare, allora ti assumerò, ti darò invece di 9 euro, ti do 4 euro. Tu mi devi pagare questo, 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 questo. E ti faccio un contratto. Questo, praticamente, una legge che genera questo. Poi c'è il reato di clandestinità, una parola brutta, clandestinità. Cioè c'è un reato che dice sostanzialmente che se tu non hai i documenti nel questo paese, ecco, intanto vai un po' in carico e ti rimpatriano. Cosa fa? Questo fa sì che il migrante che viene sfruttato dal caporale, dal padrone, spesso volendo denunciare non ha quel coraggio di denunciare perché è ricattato, perché dall'altra parte trova il caporale, il padrone che dice, ah, tu sai che tu sei, non hai i documenti, se tu mi denunci io chiamo la polizia e ti segnalo e dice tu non hai i documenti, quindi stai zitto, lavora, fatti sfruttare. Questo è la cosa. Poi c'è tutta una serie di altre condizioni, ti chiedono la residenza, il passaporto per rinnovare il permesso di soggiorno. Chiedo la residenza quando lavori in nero, con il tuo contratto di lavoro e precario, quando ce l'hai, quando non ce l'hai. È tutta una serie di condizioni che mettono le bastone, le ruote dei cittadini stranieri che non hanno più via d'uscita, si fanno sfruttare e molti hanno trovato nei ghetti, i famosi ghetti che avete visto in televisione, luoghi di ripari. Perché i ghetti, che sono quelle città parallele, dentro le città, sono per i migranti posti in cui possono trovare un minimo, diciamo, di protezione, perché nelle città non possono integrarsi, perché non hanno tutto quello che gli chiede la legge, la residenza, il passaporto, il permesso di soggiorno, un contratto a lunga durata per poter affittare, cioè non hanno nulla di questo. Non trovano il lavoro quindi, e poi vanno nei ghetti perché nei ghetti sono i caporali. Dicono: preferisco sfruttarmi, essere schiavo dei caporali almeno un euro per mangiare, che di stare lì in città dove la società non mi riconosce come cittadino. Io sono un cittadino di serie B in questo paese, quindi preferisco andare nei ghetti dove c'è di tutto. Però facendo così si alimenta il sistema dei ghetti, perché sono delle città, degli stati paralleli nel nostro paese, dove vige la legge dei caporali, della mafia, eccetera, che fanno il bello e il cattivo tempo degli altri cittadini. Questo è, diciamo, è un altro aspetto che mi interessa sottolineare, che bisogna affrontare. La Bellanova, l'ex ministra Bellanova, ha tentato con una sanatoria, se vi ricordate, però non ha funzionato perché fatta male, perché con un'altra visione, noi lo sapevamo che andrebbe a finire così. Quindi questi secondo me sono i tre aspetti su cui bisogna lavorare. Poi ci hanno venduto anche la favola del fatto che in questo paese, il problema di questo paese, ci ricordiamo, fosse l'attrazione dei capitali. Mentre c'è un altro problema, che è l'emigrazione dall'Italia verso altri paesi, dei cittadini, anche italiani soprattutto. Cioè, se noi andiamo a vedere la curva sulla demografica, sul saldo tra i nuovi ingressi in Italia e le nuove partenze, siamo praticamente pari a zero. Perché tanti cittadini italiani vanno all'estero
E non parliamo di quella immigrazione, spesso i cervelli che se ne vanno, non vanno più soltanto i cervelli, ma vanno anche, diciamo, i camerieri, le persone, perché è più proficuo andare a fare i camerieri in Svizzera, in Belgio, perché ti pagano bene. Tanto che oggi un ministro di una certa area politica l'altro giorno ha detto: nel settore turistico in Italia ci sarà un problema, manca la manodopera. E cosa ha detto? Come si bisogna fare il decreto flussi? Quel ministro di quell'area politica e dell'oro dell'immigrazione del decreto flussi in passato diceva: no, il ministro Cavallaria, il ministro che viene da una certa area politica, che ha osato dire bisogna fare il decreto flussi. Chi avrebbe creduto? Perché quando poi la propaganda si sbatte con la realtà, è questo. Perché c'è il lavoro povero in Italia, cioè in Italia le condizioni del lavoro, il lavoro è tale che oggi non si vive di lavoro in questo paese. Perché c'è sfruttamento, perché i contratti sono quelli, e quindi la gente preferisce andare a fare il cameriere, la badante, a lavorare nel settore della pizzeria, in Inghilterra, in altri paesi, che fare quel lavoro in Italia. Questo penso che sia il tema principale. Chiudo. Passo quindi sulla proposta nostra. Noi come associazione dal basso abbiamo messo una proposta, perché stiamo andati ad affrontare un altro tema che per noi è la causa principale dello sfruttamento. Il caporalato e tutto quello che gira intorno allo sfruttamento sono solo gli effetti, non le cause reali. Sono funzionale a cosa? Sono funzionale a un modello economico, capitalistico, ultraliberista, in agricoltura, che ha dato potere a una minoranza nel settore agricolo, che sono le multinazionali del cibo. In altre parole, i supermercati. Dove andiamo a fare la spesa? Sono loro i veri responsabili dello sfruttamento. Cioè noi abbiamo concentrato tutta la denuncia sul caporale di turno, invece loro, io li chiamo i generali, spesso uso questa parola, se ci sono i caporali nelle campagne, loro sono i generali dello sfruttamento, che non vengono mai arrestati, non c'è una legge contro di loro, ma loro hanno un meccanismo micidiale che produce nella filiera lo sfruttamento. Perché cosa fanno sostanzialmente? I prezzi. Cioè il tema del prezzo, chi deve fare il prezzo del prodotto? Perché lì è il tema dei temi. Perché quando il prezzo di un prodotto è basso, è chiaro che l'agricoltore foggiano, calabrese, chi? Il contadino ti dirà: ma come faccio con il pomodoro quest'anno a 9 centesimi al chilo? Come faccio con le arance di Rosarno a 7 centesimi al chilo ad affrontare tutte le spese che ho? Questo è il tema dei temi. Perché l'agricoltore, dovendo affrontare delle spese, cioè i concimi, le piante, i semi, il trasporto, non parliamo dell'energia che è raddoppiato, e poi c'è il costo della manodopera, del lavoro. Deve affrontare questo. A fronte di una proposta di prezzi di mercato imposti da una parte della filiera, cioè dalla grande distribuzione organizzata. Quindi quel meccanismo fa sì che oggi a pagare il prezzo della filiera sono l'anello più debole, i braccianti, perché l'agricoltore o abbandona il campo o dice: devo andare a tagliare da qualche parte. Siccome non può tagliare sulle bolette, perché quando la bolletta ti arriva non è che tu dici allo Stato: guarda, ti pago così, no. L'unica trattativa che posso è con il lavoro e i lavoratori, e quindi il bracciante. Quindi abbiamo un sistema piramidale che parte dall'alto, c'è la grande distribuzione, che schiaccia tutti i resti degli attori della filiera. Prima è l'agricoltore, poi l'ultimo che è il bracciante. Questo è il tema dei temi. Ed è lì che poi noi abbiamo concentrato